dei monumenti e la salvaguardia dell'architettura veneziana. Prego. Sì. Comincerò dal primo rapporto del 1858, pubblicato, come si diceva anche ieri, a cura di Pietro Selvatico e Cesare Fucaro. Primo rapporto che è già stato ricordato, riguardava la Basilica di San Marco a Venezia, il Duomo di Murano, il Palazzo della Ragione, ossia la Basilica Palladiana di Vicenza, e la Cappella del Mantegna agli Eremitani di Padova. Si è già ricordato ieri la scansione tematica, che del resto riprendeva le norme del regolamento della Commissione Centrale, che prevedeva quindi la descrizione, storia e documenti, giudizio artistico e storico e stato di conservazione proposte per la conservazione e la custodia. Il giudizio artistico e storico in realtà è una vera e propria riscrittura storica ad opera di Selvatico, in cui le fonti si intrecciano sempre con la visione diretta del manufatto, secondo quella visione multipla che è stata già ben delineata ieri anche dal professor Zucconi, e che è il metodo con cui Selvatico affronta sia la ricostruzione storica che poi l'indagine conservativa e più direttamente propositiva rispetto all'intervento. Alla Basilica di San Marco viene dedicato lo spazio maggiore, mentre progressivamente le pagine dedicate a ciascun monumento diminuiscono. Certamente l'interesse di Selvatico prevalente era quello per i monumenti veneziani, come egli stesso afferma nelle sue carte conservate nel suo archivio, ora la Biblioteca Civica di Padova, in cui dice appunto che si inizia da Venezia sia perché qua vi sono i monumenti principali, sia per il rigore della stagione, perché l'incarico comportava anche l'accurato sopralluogo dei monumenti, e quindi in questa notazione così di vita quotidiana, potremmo dire, ricorda questi uno dei motivi, certamente non il principale. Questo del 58 è il primo di tre rapporti redatti dai due studiosi nell'arco del 1858 e 59. Come ricorderà anni dopo, quasi tre decenni più tardi, Cesare Fucar, in una lettera del 1885 indirizzata al Ministro della Cultura, in cui ci informa anche che la pubblicazione, quindi il primo rapporto del 58, l'unico pubblicato, fu dispensata gratuitamente, meno pochi esemplari posti in commercio, ai dotti più eminenti d'Europa. Notazione anche che pare interessante e col proseguimento della ricerca sarebbe anche interessante cercare di individuare a quali studiosi i due l'avessero inviata. Sottolinea ancora come i lavori furono condotti con molta cura e con molto affetto, gratuitamente, per due anni consecutivi. E passa a elencare i monumenti che riguardano il secondo rapporto, quindi per quanto riguarda Venezia, il Palazzo dei Dogi e il Fondaco dei Turchi e la chiesetta dell'Annunciata a Padova. E i monumenti descritti nel secondo rapporto si conoscono già, ma dice ancora, era pronto anche un terzo rapporto, che rimaneva però inedito presso lo stesso Fucar. Purtroppo nella lettera non ci dice quali fossero i monumenti oggetto della terza relazione, né sono conservati all'Archivio Centrale dello Stato di Roma, poiché Fucar ne chiedeva la restituzione. E non essendo per il momento disponibile, quindi aperta la consultazione, il fondo Fucar, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, non si può verificare. In chiusura però di questa lettera, e questo mi pare interessante anche rispetto a quanto si diceva ieri dell'influenza di Selvatico sulle scelte poi operative e quindi sulla ricaduta in ambito di intervento rispetto ai monumenti che sono indicati nel rapporto,
Anche per il fatto che spesso questa influenza diretta non viene esplicitata, Foucault quindi trae un bilancio del loro esito operativo e scrive esplicitamente che i restauri fatti o in corso a molti monumenti illustrati nelle citate opere, quindi nelle loro tre relazioni, furono suggeriti dal marchese Pietro Servatico e dal sottoscritto, e aggiunge con una nota di rammarico, chi se ne ricorda? Quindi, quasi 30 anni dopo, rispetto alla redazione di queste relazioni, afferma una diretta, diciamo, influenza sulle scelte poi, appunto, come si diceva, operative che sono state fatte rispetto a questi monumenti. Per lo svolgimento dell'incarico, ricorda ancora Selvatico nelle sue carte, chiede alla luogotenenza alcune concessioni, tra cui quelle di poter disporre di tutti i libri delle biblioteche pubbliche veneziane, delle stampe e delle fotografie possedute dall'Accademia, di fare copie di documenti dell'Archivio Generale dei Frari e anche di acquistare alcune pubblicazioni, che dice non sono possedute né in Marciana né in Biblioteca dell'Accademia e che ritiene indispensabile al più presto per la compilazione, distribuzione e metodo del nostro lavoro. I testi che richiede, leggo, cito la trascrizione della minuta, sono Archive de la Commission des Monuments Historiques, publié par ordre du Ministère de l'État de Paris, dicendo contiene i ragguagli su monumenti francesi e le proposte per la loro conservazione e restauro rassegnate al Ministero di Stato in Francia. Stones of Venice di Ruskin, dicendo che contiene altri ragguagli importanti sull'architettura di Venezia, infiniti disegni di dettaglio dei suoi monumenti, e Austen, anche in traduzione francese, sull'architettura lombarda dal VII al XIV secolo, di cui commenta contiene disegni esattissimi di fabbriche del Medioevo dell'Alta Italia, con le quali ci è necessario porre a confronto alcune di quelle del Veneto, sottolineando ancora una volta il metodo anche comparativo dei suoi studi. A seguito dei sopralluoghi, in base a segnalazioni, dice ancora, si stila l'elenco dei primi quattro monumenti, cioè di quelli che necessitano di riparazioni immediate. Li abbiamo citati prima. Il criterio affermato nella scelta di questi quattro casi è dunque quello dello stato misero e in pericolo nel quale versano, stato che determina, sempre a suo dire, la celerità della stesura del rapporto affinché si possa intervenire tempestivamente. Ma se è vero che gli edifici considerati sono quattro, è altrettanto vero che il primo che reclama le cure solerti è la Cattedrale di Murano, una delle poche chiese dell'XI secolo che ancora rimangano in Italia. Evidentemente, tuttavia, i motivi di questa gerarchia, potremmo chiamarla istituita in questi due primi rapporti, non si esauriscono nella necessità di un restauro e comunque di un intervento immediato. Come ricordato ieri, nelle categorie, pur a volte fluttuanti, nelle quali Selvatico li colloca, San Marco e la Basilica di Murano rientrano tra l'architettura e la scultura bizantina, il fondaco dei Turchi in quella italo-bizantina, mentre il Palazzo Ducale nell'arte arabo-archiacuta. Delineando quindi un itinerario anche cronologico nella Venezia medievale al culmine della sua prosperità economica, morale e artistica. Ma assumono anche carattere di moli originali come la città e il suo sito. Sono anche espressione di quella unità delle arti, di cui si diceva anche ieri, medievale ma non solo, quindi unione di architettura, scultura e pittura murale. E nel 47, sulla architettura e scultura in Venezia, ricorda, perduta la pittura parietale, rimane solo il mosaico. E solo nel Duomo di Torcello, nell'altro di Murano e più in San Marco, la pittura costituisce ancora una parte intrinseca e necessaria agli edifici. Allora, nella guida del 52,
afferma, descriveremo alcuni edifici con estensione di gran lunga maggiore che non si era fatto nelle precedenti guide. E questi monumenti sono, tra altri, la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale e le antiche basiliche di Murano e Torcello. Gli unici comunque che lui cita in questa prima pagina, anche programmatica, insieme alla Pinacoteca dell'Accademia di Belle Arti, che ho citato successivamente solo per sottolineare il legame che forse esiste con i primi due rapporti di Selvatico e Foucart. Rispetto allo spazio e all'attenzione che le altre guide e descrizioni di Venezia riservano ai monumenti di cui i due studiosi si occupano, confrontando ad esempio il caso di Murano, quello che se ne dice nelle guide e descrizioni precedenti, a partire da Moschini, è che meritano una particolare osservazione, siccome singolari veramente gli archi esterni alla cappella maggiore della chiesa. Gli sono un bizzarro composto di architettura greco-barbara con l'arabica, del quale tempo e stile riconosceremo nel giro per il Canal Grande, il fondaco dei Turchi e il palazzo chiamato la Cadoro. Ancora, nelle fabbriche e monumenti più cospicui di Venezia, il prospetto esterno dell'abside, si dice, offre materia di molta meditazione agli artisti e agli archeologi, rivelandovisi un misto di vera eleganza e di imbarazzo nella soluzione di alcune difficoltà, non superate dall'architetto che costruì la fabbrica singolarissima rispetto agli archi decrescenti. Ancora Antonio Quadri, in una guida certamente più breve rispetto anche a quella di Selvatico, la considera architettura greco-araba opera del XII secolo e è questo di stile, l'abside, questo di stile singolare e bizzarro, con colonne, archi e bassorilievi, si avvicina all'araba più che a qualunque altra architettura. Mentre ancora Crescini, nell'itinerario interno del 1832, ne parla come, sempre, architettura greco-barbara-arabica e aggiunge, il coro offre esternamente una prospettiva che meritò di essere più volte ritratta a Bulino. Anche Ermolao Paoletti nel Fiore di Venezia la definisce greco-barbara-arabica e sottolinea ancora come merita singolare osservazione per la rarità del gusto l'articolazione degli archi esterni. Mentre in siti pittoreschi e prospettivi delle lagune venete disegnate, intagliate e descritti, pubblicato da Gondolieri a Venezia nel 1838, rispetto all'isola di Murano, San Donato non compare, ma invece Cicognara descrive Santa Fosca. E è un'assenza che forse sembra, può apparire un po' strana se si considera che un sito pittoresco, la veduta dell'abside, sicuramente lo era. Valéry ancora ne parla brevissimamente. Giulio Leconte, lo stesso molto brevemente. Sintetizzo un po', Luigi Carrère in Venezia e le sue lagune, quindi nell'opera offerta agli scienziati nel convegno del 1847, dice però che la storia dell'arte può giovarsene come d'uno dei monumenti più singolari e insigni, utilizzando sempre però l'aggettivo di rarità rispetto all'abside. Quindi, quando la chiesa di San Donato, che in effetti, rispetto alla trattazione che ne fa Selvatico, di solito occupa uno spazio molto inferiore e comunque viene così schematizzata in questi brevi accenni, si caratterizza per essere quindi bizzarra, singolare, uno strano composto di molteplici ascendenze. E del resto anche Selvatico nel 1947 ne rileva una certa fantastica eleganza, ma certamente non si limita a questo commento. Ma proprio per questo merita di essere meta del visitatore della città e osservata con particolare attenzione. Può diventare poi anche materia di molta meditazione, come nel giudizio di Cicognara, che è citato anche da Selvatico.
merita anche di essere riprodotta, come in effetti è quasi sempre. Non pare quindi in discussione il suo valore, anche solo a volte semplicemente per una singolarità o rarità, né forse l'utilità come caso di studio per le soluzioni architettoniche e decorative e l'interesse per questa vicinanza con l'architettura araba da quasi tutte le guide riconosciuta. Pare anzi offrire motivo di attenzione che si possa graduare a seconda di chi lo osserva. Quindi le si può dedicare un'occhiata quasi di sfuggita e ammirare anche l'ambientazione, il sito che la circonda, cogliendone magari solo la bizzarria e la singolarità o approfondendo la ricerca nell'esame degli elementi architettonici e decorativi che la ornano. Tanto è vero che fino al testo del 47 sull'architettura e scultura pare quasi solo riprodotta nel suo insieme, quindi in una veduta generale. Mentre qui Selvatico le dedica due tavole, il dettaglio dei fregi a denti di sega e una veduta generale come nelle altre guide, mentre nella guida del 52 ricompare soltanto il dettaglio decorativo. Nel rapporto del 1858, invece, redatto con altre finalità, le illustrazioni di dettaglio necessariamente si moltiplicano e l'abside, che pure è l'unica parte che si propone ad ogni costo di conservare, non compare. Ma forse, a fronte di un'immagine, di un'iconografia così diffusa e affermata, anche a livello più divulgativo, non sembra necessario insistervi. Sono invece riprodotti la pianta, il prospetto esterno della crociera sud, il dettaglio della sua cornice e quello della cornice niellata interna. Ancora la cornice a denti di sega dell'abside, due delle formelle, un capitello dell'ordine superiore delle arcate e il bassorilievo di San Donato. Pianta, cornice, niellata e fregio a denti di sega che vengono messi in relazione con la Basilica di San Marco. Il giudizio artistico-storico inizia esponendo subito la necessità di un intervento. Perché? Perché questa chiesa, in principalità la sua abside, essendo uno dei pochi monumenti che ci rimangono in Italia del X secolo e quindi riprende quello che aveva scritto nelle lettere preparatorie a questo rapporto, a questa relazione, quindi è uno dei pochi monumenti che ci rimangano in Italia del X secolo e quindi merita il più accurato restauro nelle parti che ancora possono conservarsi e rinnovamento poi sulla pristina forma per quelle che fatte ruinose minacciano cadere. Quindi la proposta è, come è noto, il rifacimento delle tre navate, mentre per l'abside bisognerà procedere semplicemente a un intervento di conservazione. E quindi l'abside andrà restaurata risarcendo i marmi guasti, saldando al posto gli smossi, rimettendo i mattoni guasti dello stesso colore e forma degli attuali. Con un intervento quindi che assicuri la conservazione della parte che si è affermata come più caratterizzante dell'edificio, non solo da lui, ma nella ricezione generale di questa chiesa. Una parte importante, tuttavia, oltre a questo dell'intervento conservativo, è quella che si occupa della decorazione parietale, ossia della grande attenzione che Selvatico rivolge a questo aspetto, che ovviamente non sussisteva pressoché più, a parte il mosaico del catino absidale, e che tuttavia, egli afferma, una volta ultimato il rifacimento, l'interno della chiesa andrebbe convenientemente decorato. Quindi si dovranno dipingere le travi e affrescare le pareti e quindi le pareti tra le finestre della navata principale. In modo da collegare, sottolinea anche ritualmente, all'immagine della Vergine del catino absidale, un ciclo pittorico che, se non c'è, evidentemente ritiene necessario eseguire. Quindi l'unità dell'arte che certamente ha guidato la scelta dei monumenti ritorna alla fine del percorso come procedimento operativo, ma anche
come tentativo di ricostituire l'unità perduta e sicuramente anche con un intento didattico, come anche si diceva ieri rispetto alla conservazione, che quindi Selvatico attribuisce anche alla conservazione, proprio perché, come si diceva prima, la pittura è intrinseca all'architettura. Per quanto riguarda la letteratura delle guide, sulle quali la ricerca è ancora in corso, ma mi sembra interessante rilevare come in una guida anonima edita a cura dell'OI Triestino, quindi austriaco Triestino nel 1853, in appendice al testo l'itinerario proposto al visitatore ricalchi esattamente quello di Selvatico del 1852, quindi un anno dopo si pubblica questa guida in lingua tedesca, che tra l'altro nella prefazione cita tra le altre anche la guida di Selvatico, e riproponendo esattamente lo stesso itinerario, quindi non solamente i monumenti, l'elenco dei monumenti da vedere, ma anche i percorsi attraverso la città per raggiungerli e questa gerarchia che viene istituita dall'utilizzo degli asterischi per contrassegnare gli oggetti osservabili, come si dice. Il fatto che questa guida sia pubblicata dall'OID mi pare anche interessante perché il LOID austriaco, che dopo l'inaugurazione della società di navigazione istituisce anche una terza sezione artistico-letteraria, annovera tra i suoi corrispondenti fuori sede anche lo stesso Pietro Selvatico, a quanto ho potuto verificare sinora rispetto a una rivista, Letture di Famiglia, che in realtà però si occupa di argomenti molto vari, quindi temi letterari, biografici, scientifici e anche belle arti, viaggi e monumenti. E che in un numero del 54, nelle pagine introduttive, si rivolge agli associati dicendo di aver riunito molti disegni originali di rinomati artisti che rappresentano vedute di città italiane e riproduzioni di famosi monumenti della penisola. Quindi, forse, sicuramente varrebbe la pena di verificare se c'è un'influenza, una diffusione anche lungo questo canale. Il LOI, del resto, collegava le città di Trieste a Venezia e, in occasione del congresso degli scienziati italiani nel 1947, annunciava nel diario che, tempo permettendo, il 23 settembre avrebbe offerto ai partecipanti una gita per visitare i Murazzi, la diga e Chioggia sul piroscafo Arciduca Federico, mentre chiude il congresso il 29 settembre con una gita a Pola per visitare le sue maestose rovine. Come ricorda Antonio Berti, medico veneziano e partecipante del congresso, sul caffè Pedrocchi del 10 ottobre del 1847. Quindi forse un nodo interessante per verificare l'immagine della città trasmessa attraverso questi mezzi. E anche se il riferimento è ormai un po' lontano, tra i fondatori dell'OID figura anche Carl Ludwig von Bruck, promotore dell'istituzione della Commissione Centrale di Vienna. Grazie alla dottoressa Concina per questa sua relazione che offre numerosi spunti, mi pare, anche questa
come dire, l'attività del Lloyd austriaco in effetti particolarmente importante a livello editoriale. Mi veniva in mente anche Infatti. l'edizione Vasariana, che mi Sì, pare l'edizione bella sia classica, di certo. questi anni, e sarebbe interessante appunto capire il possibile o coinvolgimento o comunque suggestioni esercitate da Selvatico, come anche, ma qui parlo per cose che interessano me, il fatto che non esistesse a Venezia un'edizione, una, o perlomeno che non fosse disponibile in una biblioteca pubblica. E in effetti, se non ricordo male, dovrei ricordarlo perché l'ho detto ieri, ma è del 59 la citazione, vero Alexandre, la critica che fa Selvatico a Ruskin, almeno quella che... Nella Nel relazione proprio, rapporto, nella sì, relazione, sì, proprio certo. sulla Sì, cromia quella dell'arte. Sì, di infatti. Schneider. Passo la parola alla prossima relatrice, anche lei dottoranda, credo, della scuola dottorale Interateneo di Ca' Foscari dell'Università di Verona e dello IUAV. E con la relazione della dottoressa Bellin passiamo invece a un'altra sezione del convegno che affronta uno dei... Ah, siete in due, scusate. Elena Catra, allora, e Bellin, in effetti apriamo così la sezione del convegno che riguarda un altro aspetto estremamente importante nell'attività di Selvatico, che è stato in parte anche affrontato variamente ieri. Ricordo appunto anche la relazione di Rosa Tamborrino sulla formazione dell'architetto, che in qualche maniera appunto era legata anche a questi problemi di didattica. Antonella Bellin e Elena Catra ci parleranno appunto invece della scuola di pittura e rispettivamente e della scuola di scultura nell'Accademia di Venezia. Prego. Bene. L'interesse di Pietro Selvatico nei confronti della didattica, più idonea da praticarsi all'interno delle Accademie di Belle Arti, occupa un posto di rilievo nella sua diversificata attività di uomo di cultura. Sono numerosissimi i suoi saggi, come abbiamo visto ampiamente, sia ieri anche nella mattinata di oggi, dove analizza lo stato dell'arte italiana, individuando animali e rimedi per farla prosperare, come nelle sue considerazioni sullo stato presente della pittura storica in Italia del 1937 o nei suoi pensieri sull'educazione del pittore storico del 1942. Riflessioni che lo portano ad elaborare, come abbiamo visto nel 1849, un progetto sulle riforme da portarsi all'Accademia di Belle Arti in Italia. Il nostro intervento di oggi vuole analizzare il progetto di riforma della didattica dell'Accademia di Belle Arti di Venezia per quanto riguarda la scuola di pittura e la scuola di scultura. Nell'impossibilità infatti di riferire su tutto il progetto e medesimandoci quindi nello spirito selvatichiano del dialogo fra le varie arti, abbiamo elaborato un intervento congiunto che attraverso la lettura accurata di documenti inediti trovati presso archivi e biblioteche sia a Padova che a Venezia, intende ricostruire la situazione della didattica delle due scuole prima dell'intervento di Selvatico e individuare quali siano state le riforme da lui attuate nelle discipline da noi considerate. La scuola di pittura e la scuola di scultura, infatti, sono particolarmente legate tra loro, nel momento in cui i docenti che le dirigono devono collaborare nella gestione degli studenti che si esercitano sia nella sala dei gessi per la copia dalle statue, sia nella sala del nudo per la copia dei modelli. Il 29 dicembre 1849, come è già stato detto più volte, Barchese Pietro Selvatico viene nominato segretario e professore d'estetica dell'Accademia di Venezia, un incarico a cui lui teneva molto e che aveva sperato vivamente di ottenere, come ci ha già spiegato questa mattina Alexander Abderrahide. E grazie a questa nomina, infatti, Selvatico ha la possibilità di attuare, almeno in parte, quelle riforme didattiche contenute nel suo ambizioso progetto. Selvatico dimostra un tempismo perfetto quindi nell'elaborare un progetto di riforma che poteva essere applicato all'Accademia di Venezia proprio nel momento in cui a Vienna stavano scegliendo il candidato più idoneo a ricoprire la carica di segretario e professore di estetica di questo istituto, dopo la morte di Antonio Diedo avvenuta nel 1947. Presso la Biblioteca Civica di Padova, tra le carte Selvatico, è conservato un documento autografo molto importante ai fini del nostro approfondimento. Si tratta della bozza del progetto di un nuovo statuto.
dove Selvatico cerca di stabilire le nuove norme che dovrebbero regolare le aree di competenza degli insegnanti e la metodologia da adottare nelle varie scuole. Dalla lettura di questo documento si evince che alla base del suo progetto vi è la convinzione che tutte le scuole debbano essere, come dice lui, scatenate tra loro, in modo da progredire insieme e permettere agli studenti di eccellere in ogni disciplina, sotto la guida di validi insegnanti che più che famosi devono essere competenti e disponibili a seguire passo dopo passo i loro allievi, essere disponibili a collaborare tra di loro per perseguire il bene comune, che non può essere che quello di, cito, formare buoni pittori, buoni statuari, buoni architetti. Un'accademia gestita da un direttore che deve essere uomo di grande sapere dell'estetica dell'arte, che deve esercitare una delle tre arti maggiori, o scultura, o pittura, o architettura, l'unico a proporre e discutere con il governo questioni che invece ora, secondo lo statuto vigente del 1842, potevano essere sollevate, come poi vedremo lungo il mio intervento, anche dagli insegnanti nominati dal governo. Egli deve sovraintendere alle scuole e concordare con i professori il metodo di insegnamento, in modo che nessun professore, cito, possa mai opporsi o tenti per qualsiasi ragione di farlo. Entrando quindi nel merito delle scuole di pittura e di scultura, esse sono definite, secondo lo statuto siglato dal presidente Galvani nel 1842, che voi adesso vedete nell'immagine, scuole speciali, alle quali si può accedere, per quanto riguarda la pittura, solamente se bastantemente istruiti nel disegno del nudo e della prospettiva, e per quanto riguarda la scultura, solamente quegli allievi che danno prova di sufficiente abilità nel copiare il nudo e l'antico in plastica. Prima di essere ammessi ai corsi speciali, gli studenti dovevano aver frequentato con profitto i corsi schematizzati nell'immagine, un primo anno preliminare di disegno lineare, anni comuni dove gli studenti seguono i vari corsi di elementi di figura, di ornato, di anatomia, prospettiva, statuaria e nudo. Per le nostre scuole erano fondamentali i corsi di elementi di figura e di statuaria. Quest'ultimo dava l'accesso alla scuola superiore di pittura o alla scuola di scultura, dove gli studenti, per quanto riguarda la pittura, dovevano esercitarsi nella copia delle opere presenti in galleria, scelte dal professore, e svolgere esercizi di composizione e colorito, mentre per quanto riguarda la scultura, dovevano esercitarsi nella copia delle statue utilizzando prima il gesso e poi il marmo. Dopo questa premessa, entriamo nel vivo della vicenda per conoscere quale fosse la situazione delle due scuole nel 1849 all'arrivo di Selvatico. È lo stesso segretario, grazie a un documento conservato presso la Biblioteca Civica di Padova, ad illuminarci sull'argomento. Il documento si intitola «Sullo stato in cui fu trovata dal sottoscritto l'Accademia sul cominciare del 1850». Sulle sue condizioni attuali e sui bisogni futuri della medesima. Quando nel 1850 Selvatico arriva in Accademia con l'obiettivo di svecchiare l'istituzione accademica rendendola più attuale e dinamica, con professori giovani vicini al suo sentire, al suo modo di pensare, aggiornati su nuovi manuali e sulle nuove correnti artistiche, i professori titolari delle cattedre accademiche erano Ludovico Liparini per la pittura, Luigi Zandomenico per la scultura, Francesco Lazzari per l'architettura, Francesco Bagnara per il paesaggio, Federico Moia prospettiva, Trevisini per anatomia e Grigoletti per elementi di figura. Il documento citato, conservato nell'archivio selvatico, risale all'agosto del 1857, quando ormai un selvatico avvilito e deluso sta maturando la decisione di allontanarsi dall'Accademia e vuole ripercorrere, partendo dal 1850, tutte le tappe del suo mandato. Egli ci informa che già a gennaio del 1850 è in grado di riferire sulla metodologia e sul livello di preparazione degli studenti nelle varie scuole, che rivelano gravi carenze a causa, prima di tutto, del materiale didattico a disposizione degli studenti, di scarsa qualità, costituito soprattutto dalle stampe e dalle incisioni di Giovanni Volpato e Raffaello Morgan, di cui vedete alcuni esempi, quindi dei particolari degli occhi, mani, piedi, testa e busto,
che venivano utilizzate in varie accademie italiane. Carenze dovute alla scarsa capacità di insegnamento dei professori e del regolamento interno del stesso dell'Accademia, che secondo Selvatico doveva essere cambiato. Preferiamo cominciare con l'analisi della scuola di scultura, in quanto le vicende legate alla scuola di pittura si complicano nel 1856, quando viene nominato docente di pittura l'austriaco Karl Blass, che metterà in crisi le riforme di Selvatico e determinerà il suo allontanamento dall'Accademia nel 1957 e le sue definitive dimissioni nel 1959. Alla nomina di Selvatico, sul finire del 1849, come abbiamo già ricordato, il professore di scultura era Luigi Zandomeneghi. Lo scultore deteneva la cattedra dal 1819. Già malato da tempo, a partire dal 1837, si era fatto supplire più volte dal figlio Pietro e dal 1847, dopo che venne colpito da apoplessia, quest'ultimo gli subentrò definitivamente all'insegnamento. Nel 1850, rientrati dalle ferie natalizie, Selvatico impiegò i primi mesi dell'anno a verificare lo stato di fatto dell'Accademia, dandone poi una relazione tutt'altro che positiva. In particolare, per la scuola di scultura riscontrò due cose. Cito: scuola di scultura, dirigente Pietro Zandomeneghi, supplente del padre ammalato. Di questa scuola non era dato di pronunciare giudizio né favorevole né avverso, perché alla lettera non c'era neppure uno scolaro. E se gli scultori non ce n'erano, notò che durante le scuole di elementi di figura e statuaria, gli alunni avviati alla pittura, perché scultori non ce n'erano, copiavano i bassorilievi e le statue della decadenza. Gli esemplari fra tutti preferiti erano il Laocoonte e l'Apollo del Belvedere, le due statue meno corrette, anzi a dire meglio, le più viziose di tutta l'antichità. Selvatico ribatterà più volte nei suoi scritti sulle riforme recentemente operate nell'insegnamento dell'Imperiale Regia Accademia Veneta di Belle Arti, nella storia estetico-critica delle arti del disegno e nel progetto di nuovo statuto, tutti del 1852, e successivamente nel del purismo nella pittura del 1859, che gli allievi in Accademia dovevano studiare gli antichi greci, o meglio Fidia e le sculture del Quattrocento. Nel maggio del 1850 accade il primo importante avvenimento. Il 15 maggio muore Luigi Zandomeneghi e di fatto si libera un posto di insegnamento nel quale Selvatico spera di poter inserire il suo primo uomo di fiducia per così iniziare lo svecchiamento dell'Accademia. Pietro Zandomeneghi, che da anni sostituisce il padre alla cattedra, si illude di poter subentrare al padre. Ma quello che Selvatico aveva rilevato durante la sua supplenza alla scuola di scultura non era affatto nulla di buono. È così che il 13 giugno 1850, a nemmeno un mese dalla morte di Zandomeneghi, appare il primo avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale di Venezia per il posto di professore di scultura. Selvatico aveva probabilmente già in mente il nome di Luigi Ferrari, ex allievo di Zandomeneghi, conosciuto in Italia e all'estero. Il segretario aveva sicuramente potuto apprezzare l'artista tramite conoscenze in comune, grazie agli articoli apparsi nei periodici e nella rete di contatti di Pari dei Zaiotti. Lo stesso Selvatico aveva dedicato una lunga recensione a Ferrari nel 1847 per l'opera La Vergine, nel prezioso periodico illustrato nelle Gemme d'Arte Italiane, e la commissione dell'opera non è per un uomo a caso amico di Selvatico. In questo articolo Selvatico riconosceva in Ferrari uno dei più grandi, cito, «ingegni privilegiati che Dio a quando dona all'Italia, perché ella sappia che il genio dell'arte non può per essa morire», ed aveva contribuito a dar vita ad una scultura più collegata coi tempi. Secondo il critico, Ferrari aveva studiato Canova, Thorvaldsen e Bartolini, cogliendone ciò che di buoni tre avevano potuto trasmettere. Prese dunque lo studio dall'antico da Canova, l'economia delle linee e la semplicità dell'insieme da Thorvaldsen e l'essere interprete delle idee e dei pensieri contemporanei da Bartolini.
Oltre a cogliere questi tre aspetti fondamentali, Ferrari vi aveva aggiunto il sentimento cristiano ed era proprio per la religione a portare le sue opere a tanta altezza di sentimenti. Ferrari, con le sculture degli inizi degli anni 40, si stava allontanando da una produzione storica antica come quella di Laocoonte, per diventare scultura del vero, tratta dalla quotidianità e dal contemporaneo. Infatti, nel 1844, Ferrari stava lavorando alla tomba commissionatagli dal conte Stefano Medin. La scultura si componeva, come ci racconta Selvatico, di due donzelle, figlie del defunto, che con le gonne e gli abiti d'oggigiorno posano le corone e lacrime sulla tomba adorata del genitore. La tomba non sono ancora riuscita a trovarla, ma è molto simile a questa che Ferrari eseguirà qualche anno dopo. La scelta della rappresentazione creò scalpore. Due ragazze vestite con gli abiti di oggigiorno avevano preso il posto dei geni alati di canoveana memoria. La contemporaneità, la verità di affetti, era quindi sbarcato ufficialmente in laguna. Ferrari era dunque l'artista che meglio si accostava al sentire di Selvatico. Il Laocoonte poteva essere legato alle pagine del saggio manuale selvatichiano sul pittore storico, mentre Malinconia, la Vergine e in particolare la tomba Medin erano pienamente calate nel nuovo sentire che chiedeva le opere soggetti tolti dalla vita quotidiana. Pensiero questo che verrà ufficializzato da Selvatico nella sua famosa orazione sulla convenienza di trattare in pittura soggetti tolti dalla vita contemporanea. Testo letto nel 1850 durante la distribuzione dei premi in Accademia, primo discorso ufficiale del Patavino in veste di segretario. Nel 1850 risposero all'avviso di concorso per la cattedra di scultura gli artisti Innocenzo Fraccaroli, Luigi Ferrari, Pietro Zandomenichi e in ritardo, quindi escluso, anche Marco Casagrande. Ferrari, oltre ad essere il più giovane dei tre, era quello che aveva un maggior numero di migliori opere eseguite ed esposte, ma soprattutto era l'unico che rispondeva ai parametri richiesti al secondo e terzo punto del bando, ossia sapeva bene l'arte di fondere in bronzo. E ne era prova, oltre alla collaborazione con il padre per la fusione della Pietà di Antonio Canova e per i decori dell'altar maggiore della Basilica di San Marco, che nel 1846 gli fosse stata commissionata la statua bronzea di Marco Polo. E inoltre avrebbe potuto insegnare l'intaglio delle figure in legno a quelli che bramassero avviarsi a tale rame d'arte, in quanto Ferrari fin da piccolo aveva affiancato il padre Bartolomeo proprio in quest'arte, suo ramo di maggiore produzione. Non c'era quindi nessun dubbio. Anche le certificazioni lo attestavano, Ferrari aveva le migliori caratteristiche e inoltre era lo scultore più aggiornato. Per la nomina ufficiale si dovette attendere. Fino al 12 febbraio 1851 rimase supplente Pietro Zandomenichi, sostituito dal 13 febbraio 1851 da Luigi Ferrari. La nomina di quest'ultimo destò sorpresa in quanto era nota la sua partecipazione attiva durante i moti del 48-49 a Venezia come capo del quartiere della parrocchia di San Martino nei pressi dell'arsenale, luogo cruciale della sommossa, e scatenò polemiche soprattutto da parte di Zandomenichi, da sempre antagonista di Ferrari. Zandomenichi inviò una supplica al governo, che non venne presa in considerazione ed anzi si rivelò a suo discapito. Un delegato scriveva: «Zandomenichi, né per elevatezza d'ingegno, né per gusto delicato e sicuro, né per perizia di scalpello, né per riconoscenza gareggiare, possa col valentissimo scultore Ferrari». Il 2 giugno 1851 Selvatico scriveva al governo che, cito, «la scuola di scultura presso l'Accademia stessa va già risorgendo ed è ormai frequentata da parecchi giovani, lieti di avere finalmente per guida un professore tanto distinto e di un merito così preclaro, che infine l'operosità, l'attitudine didattica e lo zelo del Ferrari
per i buoni allievi sono, come mi viene riferito, molto al di sopra dell'ordinario. Meriti questi che vengono riconosciuti a Ferrari da Selvatico nel suo primo rapporto sull'andamento di questa Imperial Regia Accademia durante l'anno 1850-51. Questi rapporti venivano inviati direttamente a Vienna e Selvatico riporta, cito, «Scuola di scultura. Da troppo poco tempo il Ferrari dirige i pochissimi e poco avanzati alunni che c'erano, perché si possa vedere finora gran frutto del suo stupendo modo di insegnare. Pare, anche nei pochi mesi da che insegna, grandi ne furono i profitti, sicché alcuni che, quando egli cominciò la scuola appena sapevano modellare mediocremente la testa, ora copiano intere statue con mirabile esattezza ed intelligenza. Fu per suo divisamento che solo un concorso seguì quest'anno nella sua scuola. E ciò fece perché, scorgendo educati su viziose massime gli allievi, avvisò convenisse erudirli nelle giuste e vere prima che si cimentassero nella prova del Canova. Egli è poi sommessamente amato, non solo dai suoi scolari, ma da tutti quelli dello stabilimento, perché ad ognuno è generoso dei savi consigli e tenta drizzare su quella sapiente strada dello scelto vero che lo condusse a tanta altezza nell'arte. Piantò il suo studio entro l'Accademia, ove sta l'intera giornata lavorando in presenza dei giovani, sicché da questo continuo insegnamento è da ripromettersi in breve sommo vantaggio. Egli poi giovò sommamente anche alla scuola del nudo, nelle settimane che vi fu direttore, perché valse con l'esempio e col precetto a togliere alcuni vizi di segno che parecchi dei giovani avevano contratti. Con la nomina di Ferrari a professore effettivo nell'agosto del 1851, Selvatico otteneva il suo primo uomo di fiducia all'interno del Consiglio Accademico. Infatti, se si leggono le carte ufficiali e in particolare i rapporti annuali sull'operato delle singole scuole e sui rispettivi insegnanti, il segretario pare non risparmiasse nessuno con critiche negative, tranne appunto lodare Ferrari. Luigi godeva dunque del supporto incondizionato di Selvatico, che gli riconosceva, oltre a tutte le qualità personali positive, l'indiscussa maestria nella scultura, del cui insegnamento peraltro non fossero necessarie mutazioni. A differenza delle altre arti, come la pittura e il disegno, che si erano evolute e allontanate dall'insegnamento che veniva impartito nelle botteghe medievali, Selvatico reputava che la scultura ancora era radicata a un tipico insegnamento di bottega. Chiarirà bene questo suo pensiero nel testo del 1857, intorno alle condizioni presenti delle arti del disegno. Ferrari, infatti, a pieno titolo rappresentava questa tradizione facendo parte della quinta generazione della bottega dei Torretti. Selvatico si fidava ciecamente di Ferrari, tanto da farsi sempre sostituire da quest'ultimo durante i suoi periodi di assenza in Accademia. Sappiamo quanta importanza Selvatico affidasse al disegno, disciplina che doveva assumere sempre maggiore centralità in tutti gli insegnamenti artistici. Nel discorso sulle riforme, letto nell'11 agosto 1851, Selvatico espone al pubblico veneziano una sintesi delle proprie riforme per lo più ristrette al disegno elementare. In questo testo fondamentale, Selvatico non affronta direttamente le problematiche dell'insegnamento di scultura, limitandosi nelle ultime pagine a citare a Ferrari senza direttamente nominarlo. Cito, «E in quel nome già ravvisate quella forza sapiente che ad elevati concetti ispira il giovane entusiasmo, ravvisate novella prova del vegeto scalpello italiano che, tracciato ira all'arte un cammino meglio conforme ai tempi e alle idee più energicamente sentite dal cuore, dei tempi rivela il tipo e alle idee fa rispondenti le forme più correttamente dilette». Quel che è importante in questo testo è che prende Selvatico in esame il nudo e lo studio del panneggio che interessavano anche la formazione del plastificatore. Dalle affermazioni in merito riportate da Selvatico emergono alcune riflessioni di rilievo.
Se il modello da imitare e copiare doveva assumere sempre atteggiamenti comuni del naturale, sembra di percepire che l'importanza dei modelli statuari, in particolare quelli antichi, presenti nella gipsoteca dell'Accademia, decade. Ma se è proprio con il segretariato selvatichiano che la gipsoteca perde la sua importanza artistica e non viene nemmeno considerata nelle guide a stampa delle collezioni delle gallerie, è vero anche che non perde completamente la sua importanza per la didattica e rimane una tappa fondamentale della formazione conclusiva dell'artista. Infatti, per Selvatico, i modelli fidiaci e le opere del Quattrocento sono ancora fondamentali. E rimarrà fondamentale per lo scultore andare anche a studiare a Roma, ai Musei Vaticani. Nel suo manoscritto autografo conservato alla Biblioteca Civica di Padova, intitolato «Sopra gli studi dei giovani artisti a Roma», Selvatico afferma, cito: «Lo scultore dunque, il quale vuole lanciarsi a più sublime professione, deve certamente andare a Roma, giacché che contiene il Vaticano non può essere in nessun modo sostituito. Anche lo scultore però non visita Roma se prima non ha approfittato di tutti i mezzi artistici della sua patria, giacché è altra cosa osservare soltanto le statue esposte nelle magnifiche sale dei musei ed altra cosa poter disegnare e modellare comodamente da tutte le parti in un'accademia buoni gessi illuminati in tutti i modi a luce di lampada. Soltanto quegli il quale può comprendere nella sua anima la nobiltà e le sublimi perfezioni dell'antico e renderlo avvicinandosi almeno nei suoi tentativi di imitazione, quegli è pertanto capace di cavarne un vero giovamento dai tesori di Roma». Dunque, rispetto agli anni di presidenza Cicognara e Diedo, poco cambia per la scultura, tranne privilegiare tra l'antico quello fidiaco, perché il Quattrocento era già divenuto fondamentale tra gli anni 20 e 30. L'intraprendente Ferrari, ad un anno di distanza dal suo incarico ufficiale, invierà a Selvatico una proposta di riforma per l'insegnamento del nudo per scultori e pittori. A partire da questa esposizione i due interagiranno vicendevolmente per apportare alcune novità all'insegnamento. Il 6 novembre 1852 Ferrari consiglia, cito, «la modificazione al paragrafo dello statuto che alla scuola del nudo si riferisce, auspicando due orari separati per lo studio del nudo per i pittori e per gli scultori, per le evidenti necessità contrapposte degli studenti delle due diverse discipline». Ferrari chiede che agli scultori venga data la possibilità di poter girare il modello in posa, così da ammirarlo da tutti i suoi lati e poterlo studiare con tutti i punti di luce corretti, e di potersi avvicinare o allontanare da esso per meglio analizzare l'insieme e i particolari. La frequenza ibrida di scultori e pittori alle lezioni di nudo era sempre stata favorevole a quest'ultimi. Il modello era immobile, illuminato da un solo punto di vista. Lo studente non poteva spostarsi dalla sua postazione e i posti a sedere vicino al modello erano sempre riservati ai pittori, mentre gli scultori erano relegati nelle seconde file più buie. La proposta di Ferrari venne discussa davanti a tutto il collegio insegnanti, composto da Bernardino Trevisini, Michelangelo Grigoletti, Francesco Lazzari, Callisto Zanotti, Antonio Costa, Francesco Bagnara, Federico Moia, Pompeo Molmenti, Pietro Rota e lo stesso Ferrari. Il collegio disse, cito, «tutti gli intervenuti ad unanimità convennero essere di somma importanza che tale separazione avvenga e dovesi da essa ripromettersi il massimo vantaggio per gli allievi, il che già venne provato nei pregevoli saggi di scultura del decorso anno scolastico, i quali erano stati condotti dagli allievi sopra un modello appositamente destinato per essi. L'Imperial Ministero del Culto e della Pubblica Istruzione approvò con decreto del 24 gennaio la modificazione dello statuto.
Qualche anno dopo, il 15 ottobre 1855, è Selvatico che invia a Ferrari alcune proposte per migliorare i profitti degli studenti dediti alla scultura. Non è da stupirsi se i tre punti avanzati dal segretario ovviamente riguardano la centralità del disegno. Ferrari controribatterà sottolineando, come nel caso dell'insegnamento del nudo, che anche per quanto riguarda il disegno ci devono essere degli insegnamenti mirati per gli scultori e che non si possono pretendere i medesimi risultati dai primi e dai secondi per gli evidenti scopi diversi delle due discipline. Al primo punto il Patavino proponeva che prima di passare alla classe di statuaria, ogni singolo alunno dovesse aver ottenuto almeno un accessit nel corso di elementi di figura, quindi un premio. Questo perché il disegno doveva essere, cito, fondamento di ogni disciplina legato al bello visibile. Ferrari a questa indicazione risponde: sarebbe mio avviso che lo studio elementare di disegno per gli scultori consistesse nell'apprendere bene la difficile scienza dell'insieme, disegnando prima semplice contorno, in seguito a mezza macchia, che è quanto basta perché giungano a determinare con sicurezza l'andamento delle intere parti della figura che si sono messi a copiare. È dunque superfluo che l'alunno iscritto per la scuola di scultura debba addirittura ricevere un accessit per passare alla classe successiva. Ma, cito, Ferrari proporrei sommessamente che fosse demandato ad una commissione l'esame dei disegni tutti condotti dall'alunno nella scuola di elementi e, conseguentemente, il giudizio se egli abbia o no imparato questa parte elementare del disegno e se possa, o meno, avere passaggio alla scuola di scultura. Al secondo punto, Selvatico indica a Ferrari di impartire ai suoi allievi, durante la modellazione del vero, anche delle lezioni di disegno dal vero, proposta alla quale Ferrari risponde positivamente in quanto già in uso nelle sue lezioni. Il terzo punto si dimostra più complesso. Il segretario avanza l'idea che ai concorsi per la plastica fossero ammessi solamente gli allievi di scultura che in precedenza avessero ottenuto almeno un premio o un accessit nel disegno del nudo, dimostrandosi così, cito, l'abilità loro a ritrarre il vero con la matita. Ferrari risponde che è assai difficile si compia da essi un disegno con tutto quel garbo, quella ben intesa degradazione di chiaroscuro che si domanda ai pittori nei concorsi di nudo. Se si mirasse a questo risultato, gli scultori dovrebbero dedicare moltissimo tempo al disegno a discapito dell'esercizio scultoreo. Il professore consiglia, cito, che in avvenire nessuno scultore possa essere ammesso al concorso di invenzione se prima non presenta la commissione istituita per giudicare appunto dell'ammissibilità ai concorsi degli alunni che intendono cimentarsi un nudo ben disegnato a mezza macchia ed alcune, quattro, composizioni disegnate delle quali due siano per basso rilievo e le altre per gruppo di tutto tondo. Questa misura, a parer mio, sarebbe efficace a mantenere vivo nell'alunno il bisogno di disegnare e non gli si impedirebbe di dedicarsi in pari tempo allo studio della plastica, indispensabile tanto allo scultore quanto riesce al pittore quello della matita. Ferrari dunque, consapevole dell'importanza del disegno, e sappiamo quanto anche lui disegnasse, cerca una giusta mediazione rispetto alle impegnative esposizioni di Selvatico. Per il maestro, il nuovo obiettivo dei corsi accademici è quello di fornire, almeno per la scultura e pittura, dei corsi mirati e non più promiscui come avveniva in passato, avendo le due discipline scopi artistici finali diversi, ma necessitando entrambe della base di architettura, elementi di figura e nudo. È importante che gli insegnanti dei corsi elementari per ognuno dei due rami diversifichi e calibri l'insegnamento. In uno degli ultimi rapporti che Selvatico spedirà a Vienna sull'andamento delle diverse scuole accademiche definirà così Ferrari. Cito, il professore di scultura, il signor Luigi Ferrari, modello degli insegnanti.
È per il valore artistico che egli guadagnò meritatamente tanta fama e per il modo egregio col quale guida la istituzione e per l'affettuosa premura che pone i suoi allievi, da lui guidati come suoi figli. Ha copiosa cultura intellettuale e scrive con elegante proprietà, a parola facile, persuadente, logica, mano memorabile nella plastica e quella insigne qualità di lavorare sempre dinanzi ai suoi alunni, quando gli altri invece si chiudono nello studio per non lasciarsi vedere al lavoro. Carattere impetuoso ma franco, generosa indole, animo inclinato sempre al bene, uomo veramente raro. Il 21 maggio 1857, nel rapporto steso da Selvatico al suo ritorno in Accademia dopo un periodo di assenza, afferma: Scuola di scultura. Anche questa scuola trovai florida e ben avviata, come prima che io abbandonassi Venezia. Parecchi alunni vi impresero lavori di molta importanza e mercé le assidue e utile cure del professore li portano innanzi con vera perizia. Gli alunni Pasato, Trombetti, Donegani, fra gli altri, si adoperano intorno a plastiche grandi al vero e promettono di darci fatiche degni di molta lode. Con questo encomio e le lodi all'operato di Ferrari e l'ottimo risultato che stavano raggiungendo i suoi allievi, possiamo supporre che Selvatico abbia accettato le proposte di modifica sull'apporto del disegno per gli scultori e che la stima nei confronti del veneziano rimanesse invariata. Anche negli anni più travagliati, quando il segretario deciderà di allontanarsi dall'Accademia per poi dimettersi, si farà sostituire dallo scultore. Il patavino ci aveva visto giusto. Infatti, qualche anno più tardi, Ferrari in Accademia ricoprirà l'incarico di direttore tra il 1880 e l'87 e poi quello di presidente tra il 1888 e il 1892. Altro clima si respira nella scuola di pittura nel 1850, dove non c'è e non ci sarà mai, durante il mandato di Selvatico, un insegnante modello così valido in pittura come abbiamo sentito Luigi Ferrari era in scultura. Le valutazioni di Selvatico riguardo al grado di preparazione degli studenti che frequentavano la scuola di pittura sono molto negative. Nel suo rapporto egli scrive che l'esercizio fatto dagli studenti avviati allo studio della pittura nella sala dei gessi era di copiare da bassorilievi da statue del periodo della decadenza, come vi ha detto anticipato Elena prima, soprattutto il Laocoonte e l'Apollo del Belvedere, statue poco corrette, anzi le più viziose di tutta l'antichità. I disegni degli studenti esaminati da Selvatico rivelano poca cura del contorno, nessuna cura dei piani prospettici, solamente una diligenza minuziosa nei dettagli. Ad esempio, dice, perdevano settimane a fare immensi tratti a mandorla con lapis con te. Ma non veniva praticato alcun esercizio di memoria. I disegni del nudo erano condotti con accuratezza, ma senza intelligenza di piani, senza fermezza di segno. Gravissime le carenze in prospettiva, in quanto non era mai stata insegnata a loro la geometria descrittiva. Il professor Moia, infatti, cito, sono parole di Selvatico, conosce la prospettiva solo per pratica e non col fondamento della geometria descrittiva, senza il quale è ben difficile che il maestro possa dittare le vie più brevi e dimostrarle con la conveniente chiarezza. E infatti l'oscurità è il difetto che i giovani lamentano nel modo di istruire del Moia, sicché molti d'essi, anche ingegnosi, escono dalla scuola con ben poche cognizioni e dopo breve tempo sin quelle poche dimenticano, tanto sono superficiali. Alla luce di quanto ha potuto verificare, Selvatico sostiene che bisogna assolutamente incrementare e modificare la pratica del disegno, fin dai corsi elementari, affinché, cito, la mano sia esercitata a riprodurre facilmente ogni corpo, affinché l'occhio venga avvezzato fin dal principio a ridurre in figure geometriche semplici ogni oggetto che imprevedeva ritrarre, che l'una e l'altra si abituassero a ricopiare piuttosto sopra corpi solidi che non sulle rappresentazioni di questi, fatte a matita o incise, per
perché copiando da solidi ognuno può manifestare libera la propria individualità, senza essere forzato ad imitare le maniere dell'esemplare inciso e disegnato. Che non è probabile che uno riesca artista valente se non tiene in modo da poter ricordare ogni cosa imparata. Anche gli esercizi di composizione risultano di scarsa qualità. Selvatico attribuisce queste carenze tecniche al professor Lipparini, che detiene appunto la cattedra di pittura. Dice Selvatico, della stessa composizione era ignorantissimo. Le poche composizioni eseguite dagli studenti risultavano teatrali nelle movenze e nella distribuzione, a dimostrazione della povertà dell'odierna arte italiana. I loro schizzi erano sgorbi, indegni di un istituto d'arte. Per il nudo dipinto gli studenti si conformano alle cattive tecniche del colore usate dal professor Lipparini. Tutti dipingono il nudo con le stesse tinte, a dimostrazione di non conoscere la tecnica del chiaroscuro. Nei suoi scritti d'arte pubblicati nel 59, a proposito del chiaroscuro, Selvatico rileva quanto sconosciuta fosse questa tecnica ai pittori moderni, da cui abbiamo estrapolato questo passaggio, dove egli afferma: «Molti artisti speravano di dar forza alle loro opere usando il nero, per ombrare senza nessuna trasparenza, tanto che tinte dell'ombra si manifestano più gagliarde di quello che in natura non siano». Perciò molte tinte delle parti ombrate compariscono pesanti e color di noce. Perciò teste, intere figure paiono sporcate per metà di nero, anziché tondeggianti come le vere. Il popolo, vedendo quel tanto nero nelle guance, sotto gli occhi, sotto il naso di una testa, domanda, nel suo ignorante linguaggio, perché quell'uomo abbia gli occhi così ammaccati? Perché mezzo del suo volto sia color del cioccolatte? Impero che sa vede come nelle ombre prodotte sul vero, specialmente alla luce del giorno, non vi sia mai né la nerezza né l'opacità che viene ora prodigata in certe pitture. Nasce in lui la consapevolezza che per apprendere correttamente la tecnica del chiaroscuro all'interno delle aule illuminate artificialmente sia impossibile. Da qui la decisione di chiudere durante l'inverno le scuole serali del nudo e portare gli studenti fuori dalle aule per svolgere esercitazioni alla luce naturale del giorno per studiare variazioni di luce e colori. Infine, lo studio dal modello vivo, che era condotto su pose troppo artificiose, così lontane dal vero, doveva essere condotto su pose più semplici e naturali, come pure lo studio del panneggio, che per risultare veritiero doveva essere fatto sul modello vivo invece che sul fantoccio. Il discorso tenuto da Selvatico in Accademia nel 51 riassume quello che lui aveva proposto al Consiglio Accademico e che gli era stato concesso di sperimentare fino a quel momento. L'inserimento nella didattica degli esercizi di memoria, nella scuola di pittura e di ornamenti, dopo aver sperimentato l'efficacia di questo esercizio su 6 studenti della scuola di pittura, che posti a disegnare a memoria avevano raggiunto buoni risultati, primo tra tutti Antonio Rotta. L'abolizione delle scuole serali del nudo, come attesta un documento datato 30 settembre 1850, in cui la luogotenenza apprezza questa scelta, anche perché ovviamente rappresenta un risparmio economico, le altre riforme accettate dalla commissione del Consiglio Accademico sono la sostituzione di modelli veri a manichini, lo studio del panneggio su modelli vivi. Nel dispaccio ministeriale datato 30 maggio 52, Selvatico viene autorizzato a mettere in pratica in via d'esperimento le riforme contenute nel suo progetto, cito, col saggio scopo di fissare perennemente quelle che fossero meglio riuscite. Il dispaccio quindi lascia intendere che vi è l'intenzione da parte del Ministro dell'Istruzione di cambiare il regolamento interno dell'Accademia per inserire le nuove riforme. Per il momento esse costituiscono degli esperimenti. Gli studenti della scuola di pittura, perciò, secondo le riforme introdotte, frequentano la scuola di nudo, dove sono istruiti a disegnare e a dipingere sia l'uomo nudo sia l'uomo con costumi del Medioevo, per studiare il panneggio per le composizioni storiche e di genere.
La scuola viene fornita di modelli che devono essere, parola di Selvatico, belli e di proporzioni possenti, di armi, costumi e suppellettili che possono servire al pittore storico. Per questo tipo di composizioni vengono fornite agli studenti anche incisioni riproducenti costumi di popoli dell'antichità. La scuola è dotata anche di scheletri snodati, così gli studenti possono costantemente esercitarsi sia sul disegno dal vivo che sul disegno dallo scheletro osseo, avviando uno studio comparato fra i due modelli nella stessa posa. I disegni ombreggiati devono essere realizzati sempre con lapis piombino e non con carbone o lapis francese che portano alla negligenza. Gli studenti devono essere portati a copiare nelle gallerie quello che il professore ritiene più opportuno. Il professore deve tenere lezioni orali su opere antiche e moderne, dimostrando loro le teorie e le norme del buon comporre, e deve adoperarsi a insegnare la tecnica della pittura ad olio e a fresco attraverso esperimenti e confronti. Per agevolare meglio il progresso dei suoi alunni, il professore stesso deve fare delle dimostrazioni. Nel 1854 viene anche stabilito che per poter accedere alla scuola del nudo bisognava aver passato sia un esame di anatomia sia un esame di prospettiva. A questo punto della sua relazione Selvatico si lamenta che nonostante il buon esito di queste riforme, provato da vari dispacci ministeriali, cito, esse rimangono ancora nella fase di esperimento. Selvatico manifesta un'evidente delusione, che è destinata ad aumentare quando nel 1856, in seguito alla morte del professor Liparini, la cattedra di pittura viene assegnata all'austriaco Karl Blass, già docente di disegno presso l'Accademia di Vienna. All'inizio Selvatico è molto contento dell'arrivo di Blass, come attesta una lettera datata 29 novembre 1856, indirizzata al chiarissimo professore, dove gli esprime la sua stima, ma allo stesso tempo mette le mani avanti e lo avverte delle riforme che erano già state effettuate, pregandolo quindi di rispettarle come avevano fatto tutti gli altri docenti prima di lui. Blass, abituato a Vienna a decidere in piena libertà su come istruire i suoi studenti e gestire la sua scuola, non si adegua alle regole di Selvatico. E approfittando della sua assenza, il 23 marzo 1857 chiede di riaprire la scuola serale di nudo, perché riteneva che gli studenti avessero bisogno di più ore di esercizio. La copia dal modello vivo poteva durare solamente 2 ore e quindi gli studenti dovevano interrompere l'esercizio e riprenderlo solamente la lezione successiva. Il Consiglio accademico chiede al governo di esprimersi al riguardo. Il 25 marzo Blass riceve l'autorizzazione ad utilizzare per il nudo le 2 ore serali di composizione che dovevano essere tenute da Selvatico, che in quel momento era assente. Al suo rientro Selvatico viene informato dal Consiglio dell'accaduto, spiegando che più volte Blass era stato richiamato a rispettare le regole, ma si era sempre rifiutato di obbedire. Selvatico compila la sua relazione su come ha trovato le scuole e riguardo quella di pittura inserisce un fascicolo riservato dove demolisce l'operato di Blass, chiedendo al governo di intervenire al più presto perché ormai nella scuola di pittura regna l'anarchia. Le accuse di Selvatico nei confronti di Blass possono essere riassunte in 10 punti. Manca di metodo e di disciplina. Disciplina fa copiare il pugilatore di Canova invece che le statue antiche o quelle del 400. I disegni dal nudo eseguiti dai suoi studenti sono una battaglia di maniere. Alcuni sono finiti, altri abbozzati, altri a mezza macchia, la maggior parte dipinti alla pittoresca, indice della totale libertà di azione permessa agli studenti. Non corregge i disegni, ci sono disegni senza alcun segno da parte dell'insegnante, il che vuol dire che o non li corregge proprio o lo fa a voce, mentre dovrebbe scrivere le correzioni a margine del disegno, unico metodo costruttivo per lo studente. Usa fogli troppo grandi per le copie dal nudo e troppo piccoli per le copie delle pieghe. Fa portare i disegni a casa dagli studenti invece di farli lasciare in accademia. Non fa studiare le plastiche tratte dalle preparazioni anatomiche,
non porta più gli studenti a copiare in galleria. Le composizioni dei suoi allievi sono un disperato furiare di linee artificiose e manieristiche. Non sa insegnare il chiaroscuro. Fa eseguire degli abbozzi trascuratissimi, quasi neri, tanto che quando gli studenti iniziano con la velatura i piani sottostanti spariscono. Quindi utilizzano il colore che su una preparazione così scura rende questi esercizi indigesti, imbratti. Si assenta per lunghi periodi durante l'anno scolastico, abbandonando gli studenti proprio nel momento in cui devono preparare i concorsi. Sono numerosi effettivamente i permessi di assenza concessi a Blast dal Consiglio Accademico, documentati in archivio storico dell'Accademia, dove si legge che quando Blast si assenta è sempre Pompeo Molmenti a sostituirlo. Sono accuse pesanti rivolte a un insegnante che nel 1856 aveva presentato per partecipare al concorso per la cattedra di pittura resa vacante dopo la morte di Lipparini un curriculum di tutto rispetto, un elenco densissimo di opere eseguite fra il 1837 e il 1856 a dimostrazione della qualità della sua tecnica in disegno, in affresco e in pittura ad olio, spaziando da soggetti storici a soggetti sacri e anche quei soggetti di genere tanto cari a Selvatico, eseguite per committenti tutta Europa e anche oltreoceano, di cui adesso vi mostro alcuni esempi. Vai. Questo è il disegno che Blass manda a Vienna, con il quale vince l'alunnato a Roma nel 1837, il Mosè sul Monte Sinai. Una pala d'altare del 1849 eseguita con la tecnica dell'acquarello su tavolo raffigurante Santa Elisabetta, una versione di Santa Caterina trasportata dagli angeli del 1852 che ora è conservata al Ferdinandeum a Innsbruck, l'abside con gli affreschi con il padre, gli evangelisti e la Vergine al centro realizzati fra il 1849 e il 1854, a Fürth, in Ungheria, si tratta di 25 affreschi più 3 pale d'altare. L'opera intitolata Carlo Magno visita un asilo infantile premiata a Parigi nel 1855, grazie alla quale riceve proprio l'incarico a ricoprire la cattedra di pittura dell'Accademia di Venezia. Il rapimento delle spose veneziane del 59, con il quale vince la commissione più importante della sua vita, la decorazione della Sala della Fama dell'Arsenale di Vienna, costituita da 45 affreschi. Non mancano, come dicevo, anche opere di genere, come Un pomeriggio di domenica ad Albano del 58 e Le dolcezze materne del 59, scelta e pubblicata nel 60 per il ricordo della società promotrice di Venezia. Io non commento, non vorrei rimanere imparziale, ho solo dato, tanto per rendersi conto di come dipingeva Blass e riguardo alle critiche che Selvatico muove a Blass. Tornando quindi al rapporto riservato di Selvatico, il 28 maggio 57 arriva la risposta dal governo che, impensierito dalla possibilità di ribellioni all'interno dell'Accademia, dà ragione a Selvatico per la maggior parte delle sue osservazioni, ribadendo però che in definitiva spetta al professore, secondo statuto, la gestione della sua scuola e decidere quale metodologia fosse più idonea per il progresso dei suoi studenti. Poco tempo dopo, un'altra trasgressione da parte del professore, che ha fatto passare alcuni studenti alla scuola del nudo senza rispettare quanto era stato stabilito nel 1953, manda Selvatico su tutte le furie, tanto da scrivere un'altra lettera datata 17 giugno 1957, dove chiede le dimissioni del docente. La mancata considerazione delle sue richieste getta Selvatico nella più fronda delusione, che può solamente constatare che il governo non ha alcuna intenzione di porre mano al regolamento interno e allo statuto dell'Accademia, malgrado l'approvazione da tempo di tutte le sue riforme. Constatato quindi il fallimento delle sue aspirazioni, vede come unica via d'uscita quella di chiedere le sue dimissioni.
Così, mentre Blas si gode la sua vittoria, lui preferisce allontanarsi dall'Accademia. La mancata ufficializzazione di tale riforma lo porta a riflettere seriamente sul fatto, cioè, ritorna a riflettere sul fatto che le accademie debbano essere chiuse, inutili, dannose al progresso dell'arte, ingombrate, come si è anche detto ieri, solamente da tutti quelli che lui chiama infiniti, a cui natura negò occhio, mano, intelletto per l'arte, che perpetuano una lagrimevole mediocrità. Le dimissioni da lui tanto richieste verranno formalizzate il 6 maggio 1859. Grazie. Grazie per queste due relazioni così puntuali che pongono anche tanti interrogativi, tante curiosità. Io per esempio confesso la mia ignoranza, ma si sa chi erano gli altri concorrenti del... Per Blas? Per Blas. No, lui era l'unico. Ah, era l'unico. Perché voglio dire, c'è una disparità, no? Fra per la scultura evidentemente aveva già qualcuno pronto, invece per la pittura Selvatico non trova nessun candidato. Io ho anche i documenti qui, non li ho, proprio del bando di concorso, il curriculum di Blas e nell'accademia, nella registrazione appunto di partecipanti al concorso c'è solo il nome di Blas, nessun altro partecipa, così non c'è imbarazzo nella scelta. No, poi credo che sia estremamente interessante anche puntualizzare proprio questi, come dire, queste disparità di vedute anche nel dettaglio più specifico, al di là di, cioè mi colpiva questo bisogno di disciplina anche evidentemente, ma non intendo solo disciplina comportamentale, ma proprio disciplina. Gestione della scuola. E anche nel metodo, no? Quando appunto i disegni ombreggiati con lapis e non con carbone. Lui era fissato. Però è un discorso che, come dire, collega questo indirizzo di Selvatico con tutto un dibattito anche appunto europeo su questo discorso, così come il discorso invece in qualche maniera contrapposto della memoria, no? Dell'importanza della memoria, che è già emerso credo anche ieri, e che invece, per esempio, io conosco di più, devo dire, il dibattito inglese, lì il discorso della memoria è abbastanza assente, mi sembra, a me è sembrato un carattere particolare questa della... Bene, grazie, non so se facciamo ancora la prossima allora comunicazione, e poi magari non so se si può dare un po' di spazio al dibattito, non lo so. Luca Giacomelli, perfezionando della Scuola Normale Superiore di Pisa, che ci mostra un altro versante di questa didattica di Selvatico, parlando del rapporto con Giusti e della polemica sull'insegnamento del disegno. Buon pomeriggio a tutti. L'interessamento di Selvatico per la didattica del disegno si articola in due momenti distinti e ben individuabili della sua produzione critica, che tuttavia necessitano di essere letti in maniera unitaria, poiché molti dei concetti espressi in via teorica nel primo momento, tra 1857 e 1859, troveranno un'enunciazione di tipo pratico e normativo negli scritti intorno ai primi anni 70, a cui si lega la polemica sorta con l'intagliatore Pietro Giusti. Inizialmente la questione si collocava in seno al più ampio dibattito intorno alla riforma dell'Accademia di Belle Arti, che Selvatico sviluppa nelle orazioni lette in occasione delle premiazioni degli studenti dell'Accademia, fino ad approdare alle pubblicazioni organiche della fine degli anni 50, appunto. Il problema principale per il critico era innanzitutto di metodo. Faccio un breve riassunto di problematiche già affrontate dalle relazioni precedenti, appunto. Le accademie non funzionano poiché preda di empirismi didattici e di differenze di vedute. L'eccessivo numero di maestri, di materie e di metodi divergenti generano solo confusione.
Per di più, l'approccio eminentemente teorico alla didattica, con un insegnamento impartito senza l'apporto vivificante dell'esempio pratico da parte dei docenti, provocava negli studenti lacune così gravi che una volta concluso il percorso di studi si trovavano a dover compensare autonomamente in maniera ormai imperfetta e con ulteriore dispendio di risorse, tempo ed energie. Per il Marchese era quindi prioritario stabilire programmi regolamentati e scientifici, di sicuro effetto e di pratica applicazione. Questo valeva soprattutto per il disegno, che egli poneva come elemento fondante delle riformate accademie, almeno fino a quando non si convince che esse vadano completamente abolite. Strumento di indagine del reale e di espressione dell'idea, il disegno è per Selvatico un linguaggio con pari dignità alla letteratura e alla matematica, e come tale è necessario diffondere l'insegnamento non solo in ogni ambito disciplinare, ma anche in tutte le classi sociali. Come ha già sottolineato Alexander auf der Heide, con un simile approccio, il Marchese mirava ad attribuire al disegno una valenza espressiva universale, liberandolo dalle strettoie del solo uso artistico, per divenire fondamento progettuale di ogni settore creativo, industriale e scientifico. Un'idea che sembra riecheggiare il dibattito sulla questione della lingua. Per essere in grado di utilizzare questo fondamentale mezzo di espressione, per correttamente scrivere la forma, sono parole di Selvatico, i metodi seguiti fino a quel momento non erano più adeguati. L'insegnamento del disegno andava rifondato secondo un sistema progressivo, partendo dagli elementi basilari che Selvatico individuava nella geometria e nella prospettiva, ritenute la grammatica e la sintassi di tale linguaggio. Lo studio delle linee e dei soliti geometrici, tramite la copia a primo segno, avrebbe consentito la pratica della mano, mentre la prospettiva e lo studio della plastica avrebbero provveduto a sviluppare l'intelligenza dell'occhio. Solo in seguito lo studente sarebbe stato capace di affrontare prove più difficili con la dovuta cognizione di causa, come la copia di ornati o di elementi di figura, per avviarsi infine allo studio del ramo dell'arte allo più congeniale. Andava quindi messa al bando la pratica della copia servile come primo approccio al disegno, ritenuta dannosissima nel modo empirico in cui era praticata allora. Secondo Selvatico, lo studente privo di cognizioni, lasciato solo di fronte al modello da copiare, non poteva sviluppare compiutamente l'intelligenza della forma. Inoltre, la tradizione per cui i disegni si volevano leccati, come li definisce il Marchese, cioè condotti pazientemente e in maniera appunto molto particolareggiata, spingeva il giovane a lavorare di pratica, fino a ottenere lavori finitissimi, ma che erano solo sfoggio di vuota maestria. La copia andava praticata a primo segno, soprattutto come esercizio per la memoria, che per il critico vale più di due terzi dell'artista, con il sussidio iniziale della strumentazione, come squadre graticole, che sarebbero state in seguito abbandonate con l'insignorirsi, ed è un termine che Selvatico ama molto, dell'occhio e della mano. Inizialmente lo studioso non aveva previsto alcun percorso specifico per il disegno applicato alle arti industriali. Egli coltivava l'idea che il progressivo miglioramento delle arti maggiori avrebbe portato come naturale conseguenza un beneficio anche alle manifatture. Solo in seguito, intorno al 1859, il Marchese finiva per rilevare la necessità di creare scuole speciali per gli artieri, per educare i giovani a una pratica del disegno applicativa e che eventualmente permettesse ai più dotati l'accesso alle officine degli artisti per completare il loro tirocinio nelle arti maggiori, dando per scontata la chiusura dell'Accademia di Belle Arti. Inoltre, il critico sosteneva che l'insegnamento del disegno andasse allargato anche alle classi agiate. Solo così si sarebbe avuto una società finalmente rieducata e consapevole ai fatti d'arte, capace di riconoscere il vero merito artistico e di farsene promotrice, anche dal punto di vista economico. Il quadro si complicava negli anni 60 a seguito di due eventi ben precisi. L'Esposizione Universale di Londra del 1862, in cui il Regno d'Italia si presentava per la prima volta non più come semplice espressione geografica, ma da nazione unita, misurando tutto il suo ritardo nello sviluppo industriale rispetto alle altre nazioni, e l'annessione del Veneto, che proiettava le idee di Selvatico sull'insegnamento in un panorama più ampio e ancora in via di definizione. Certamente il Marchese non scopre l'Italia nel 1866, i suoi scritti e i suoi contatti, appunto, lo dimostrano. Tuttavia l'annessione apriva al critico una nuova sfida intellettuale, intervenire da protagonista nell'organizzazione scolastica del neonato regno, rendendo applicative su scala nazionale le sue idee in fatto di educazione. In effetti, la situazione italiana in merito, soprattutto in campo tecnico, era non poco complicata. La legge Casati del 1859 rimaneva ancora il fulcro della legislazione in materia,
Tuttavia erano intervenute modifiche di non poco conto negli anni successivi. In particolare, l'istituzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel 1861 aveva introdotto di prepotenza nel dibattito un nuovo agguerrito attore. Una prima dimostrazione si ebbe già nel novembre dello stesso anno, quando un regio decreto aveva suddiviso le competenze circa la gestione delle scuole del regno istituite dalla Casati tra Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero dell'Industria. A quest'ultimo era assegnato il controllo delle scuole operaie, degli istituti tecnici e di alcuni regi istituti di ricerca, mentre al Ministero dell'Istruzione rimanevano le competenze sulle altre scuole, in particolare per il nostro discorso, le accademie e le università. Inoltre, sull'onda dell'Esposizione Universale del 1862, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si faceva promotore della fondazione a Torino del Regio Museo Industriale Italiano, istituzione affatto nuova nel panorama italiano dell'epoca e che intendeva porsi nel solco aperto dal South Kensington Museum di Londra e dai Politecnici di area germanica. Nelle parole del fondatore, il senatore Giuseppe De Vincenzi, già commissario speciale per il regno all'esposizione, l'istituzione doveva essere il centro industriale di tutta Italia. L'obiettivo del museo e delle scuole annesse era la formazione di insegnanti e di tecnici da inserire nelle scuole e nelle industrie italiane, che pur stentando ancora a nascere, si volevano già fornire di personale qualificato. Un centro propulsore normalizzante, quindi, che fosse referente per tutte le scuole del regno, come appunto il South Kensington, e punto d'incontro tra pubblico e privato. Non è questa la sede per approfondire i risvolti sociali e culturali di un'operazione simile, né tantomeno la travagliata storia dell'istituzione torinese. Basti dire che a dirigere la Scuola Superiore di Disegno d'Ornato, impiantata nel museo, fu chiamato nel 1866 l'intagliatore Pietro Giusti, che proprio nel 1862, a Londra, aveva esposto diversi prodotti d'intaglio della sua celebre bottega, riscuotendo un notevole successo. Giusti, insieme a personaggi come Barbetti e Frullini, faceva parte di quella schiera di intagliatori senesi che dalla metà dell'Ottocento conobbero uno straordinario successo sui mercati internazionali, grazie ai loro prodotti improntati a un vertiginoso virtuosismo applicato alla rilettura di stilemi rinascimentali. La sua storia ci è nota grazie soprattutto alle sue memorie manoscritte, conservate presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, insieme a quattro interessanti album di suoi disegni. Tramite questi documenti, anche al netto di più che probabili aggiustamenti, che comunque comunicano la toccante sincerità di una confessione, veniamo a conoscenza di un percorso di formazione giocato soprattutto nella pratica di bottega, ma che rivendicava al disegno un ruolo centrale per l'elevazione dell'artigiano al rango di artista, termine quest'ultimo che tuttavia Giusti per sé non spende mai. L'intagliatore indica infatti nelle lezioni di disegno presso l'Accademia di Belle Arti di Siena l'elemento dirimente per il suo successo nell'ebanisteria, una pratica del disegno che possiamo immaginare impostata proprio su quei metodi empirici che Selvatico rigettava. La sfida torinese di Giusti era quindi duplice. Da una parte si trattava di mettere a frutto le sue competenze didattiche su scala nazionale, vista la sua precedente attività di insegnante proprio presso l'Accademia di Siena, dal 1855 al 1865. Dall'altra, obbligandolo a trasferire a Torino la sua bottega, si tentava di impiantare in città una delle più fiorenti e conosciute manifatture dell'epoca, per trasformarla da manifestazione locale in realtà nazionale, per questioni di carattere economico, certo, ma non senza una dose di volontà retorica unitaria. La questione della didattica del disegno perciò si complicava. Chi doveva gestirne l'insegnamento? Secondo quali metodi? A creare ulteriore confusione intervenne nel 1869 la promulgazione di nuovi decreti e regolamenti sulla spinosa questione. Di fatto si esautorava in merito alla formazione degli insegnanti il Ministero dell'Industria, riconoscendo alle sole scuole speciali di disegno annesse ad alcune accademie di belle arti, quindi in pratica al solo Ministero dell'Istruzione, l'autorizzazione a rilasciare diplomi per l'abilitazione all'insegnamento, valevoli anche per le scuole tecniche. Giusti si affacciava nel dibattito con la sua prima pubblicazione dell'inizio del 1867, sulle industrie ornamentali in Italia. Dopo aver analizzato le cause dell'arretratezza delle industrie artistiche italiane rispetto alle estere e constatando per contro gli enormi progressi di quelle inglesi, osservati nel fatidico 1862, l'intagliatore individuava la soluzione in una rinnovata didattica del disegno, proprio come Selvatico. Le prime differenze, tuttavia, si manifestavano già.
Se entrambi evidenziavano la necessità di allargare l'insegnamento del disegno anche alle scuole di grado inferiore e di creare appositi istituti per le esigenze delle industrie ornamentali, col concorso degli enti locali e degli stessi industriali, Giusti non ritiene necessario abolire le accademie, che, pur ridimensionate nel numero, dovevano rimanere il luogo del bello sublime, parole sue. Alcune differenze emergevano anche sui metodi. Secondo Giusti, in questi nuovi istituti, da denominare con la curiosa formula di Accademie di Industrie Belle, il principale esercizio di disegno doveva essere fin da subito la copia di motivi e di oggetti d'ornato a mano libera, senza l'aiuto di sussidi tecnici come righe, appunto, squadre o reticoli. Il giovane, grazie alla pratica della copia e con l'indirizzo dell'insegnante, doveva prima acquisire il sentimento del bello e solo in seguito passare alla geometria lineare e al disegno scientifico. Il problema della formazione degli insegnanti, secondo Giusti, andava invece risolto con la creazione, in determinate città, di scuole magistrali specifiche. Suggerimento questo che evidenzia come, secondo l'intagliatore, il contributo formativo del Museo Industriale di Torino, almeno per quel che riguardava la classe da lui diretta, fosse proprio da lui ritenuto già insufficiente. Per parte sua, Selvatico si metteva lacrimente all'opera per dimostrare la bontà dei suoi metodi, con l'apertura il 24 novembre 1867 della Scuola Comunale di Disegno Pratico per gli Artigiani a Padova. Senza addentrarmi troppo nell'argomento, mi limiterò a sottolineare che l'istituto appare come il frutto delle teorie selvatichiane del 1859 circa la necessità di scuole speciali per gli artieri, in cui si impartiscano lezioni di disegno pratico, di modellazione e di intaglio per gli artigiani. Il critico arrivava a riconoscere la necessità di altri metodi e differenti modelli per le arti applicati che comprendessero anche nozioni sulla qualità dei materiali e sulle tecniche specifiche di ogni industria artistica, con particolare riguardo per quella dell'intaglio, ormai da più parti riconosciuta come centrale nella formazione del gusto e della definizione di uno stile nazionale. Sarebbe inoltre interessante approfondire le somiglianze a queste date con le School of Design inglesi, che Selvatico peraltro richiama, e quali appunto fossero le eventuali fonti di conoscenza per Selvatico di queste appunto scuole inglesi che venivano ormai da più parti viste come il segreto del successo della Gran Bretagna nel campo del buon gusto. Tenderei comunque a non insistere sulle letture di tipo conservatore e classista dell'esperimento didattico del Marchese, che in questa impresa, al netto di certi toni paternalistici tipici dell'epoca, denota una certa comprensione delle necessità didattiche delle classi inferiori, da indirizzare verso un'istruzione maggiormente rivolta al mestiere e alle conoscenze materiali. Nel 1869, alla vigilia del primo congresso artistico italiano di Parma, che fornì nuova ribalta al tema della didattica del disegno, Giusti e Selvatico si trovarono entrambi a far parte di una commissione riunita dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per studiare un miglior assetto da dare alle scuole di disegno annesse agli istituti tecnici. Risulta perciò abbastanza logico trovare proprio in quell'anno due contributi dal forte intento programmatico. Giusti, con il suo Sul riordinamento delle scuole del disegno in Italia, di cui furono stampate in rapida successione due edizioni, ribadiva la solita questione dell'arretratezza italiana rispetto agli altri paesi europei e indicava molto lucidamente la divisione delle competenze tra due ministeri distinti, di cui abbiamo accennato prima, come uno dei principali ostacoli all'applicazione di riforme veramente efficaci, soprattutto per quel che riguardava l'istruzione tecnica. Primo imprescindibile provvedimento doveva essere perciò il passaggio, per meglio dire il ritorno, delle scuole a carattere industriale, artistiche o meno che fossero, sotto un unico ministero. Dal punto di vista metodologico, invece, era presente un attacco feroce alla teoria del disegno lineare, ripreso anche nella lettera di Luigi Mussini in appendice alla seconda edizione, definendola solo una vuota espressione che prestava il destro a qualsiasi interpretazione, soprattutto a quelle riduttive dei maestri meno abili. Si ribadiva perciò la necessità del disegno a mano libera, partendo sempre dalla copia dei più scelti modelli, necessariamente diversi da quelli accademici, da accompagnare fin da subito alla libera composizione, pratica essenziale, secondo Giusti, per coltivare il gusto, ad ogni grado scolastico, e senza i quali la perfezione tecnica non sarebbe servita a nulla. Proprio la questione dei modelli e della copia marcano un'ulteriore differenza con Selvatico. Se per il Marchese la copia da modello doveva esercitarsi soprattutto su motivi tratti dall'architettura,
denotando una concezione dell'ornato sempre e comunque inferiore e ancillare rispetto all'architettura e alla pratica architettonica, per Giusti invece gli studenti di arti industriali dovevano esercitarsi soprattutto su oggetti d'uso, come ceramiche, ferri battuti e mobili. Infatti, la natura di questo tipo di ornamentazione, secondo l'intagliatore, era ben differente rispetto a quella dell'ornato architettonico, che doveva necessariamente avere del maestoso e del grave, parole di Giusti, caratteri non adatti a oggetti d'arredamento. Proprio per questa ragione, l'intagliatore riteneva prioritario dotare le scuole o le città che le ospitavano di musei e biblioteche, che raccogliessero il maggior numero possibile di esempi, soprattutto dell'epoca della grande arte italiana. Anche la pratica della copia per Giusti era disegno decisamente differente rispetto alla concezione di Selvatico. Per quest'ultimo, infatti, doveva servire da serbatoio per la memoria, da applicare in seguito a seconda della destinazione. Per Giusti, invece, la copia doveva essere sì sussidio alla memoria, ma soprattutto punto di partenza per nuove e diverse composizioni, in un'ottica di natura certamente più artigianale e orientata alla produzione rispetto a quella del Marchese. A conclusione del testo, inoltre, Giusti esponeva un primo schema di ordinamento degli studi da introdurre presso tutte le scuole del regno. Da alcune lettere che mi ha segnalato Alexander Afterheide, sembra che Selvatico avesse apprezzato le aperture di Giusti. Dal canto suo, tuttavia, propose, nel suo L'insegnamento artistico nelle Accademie di Belle Arti e nelle Scuole Tecniche del Regno, sempre del 1869, un programma ancora più strutturato per i corsi di disegno da introdurre nelle scuole tecniche, con un'appendice relativa alle scuole per gli artigiani, sulla scorta di quella di Padova, e un accenno a scuole magistrali per la formazione degli insegnanti da impiantare nelle sopravvissute accademie che, nonostante i reiterati attacchi, erano sempre al loro posto. Una riorganizzazione globale dell'istruzione di ogni ordine e grado, quindi, che proponeva di nuovo il metodo di apprendimento progressivo che dalla geometria e dalla prospettiva avrebbe portato a un retto uso del linguaggio del disegno, ma in cui la libera composizione proposta da Giusti non trovava spazio. Tuttavia, stando al decreto promulgato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il 5 novembre 1869 in merito all'insegnamento del disegno negli istituti tecnici, nonché alle successive dichiarazioni di Selvatico in merito, emerge che a essere recepite fossero soprattutto le raccomandazioni di Giusti. L'accordo coi pareri del Ministero, comunque, non doveva essere unanime, se nel luglio dello stesso 1869 un articolo di Giuseppe Mongeri, pubblicato sulla Nuova Antologia, riassumeva i termini del dibattito, rileggendolo anche alla luce dei provvedimenti governativi e delle esperienze europee in materia, finendo per parteggiare per la proposta ben più strutturata e internazionalista di Selvatico. L'articolo di Mongeri sembra anticipare lo scontro frontale che si ebbe tra i due all'indomani della pubblicazione del testo di Selvatico, Il disegno elementare e superiore ad uso delle scuole pubbliche e private d'Italia, nel 1872, dedicato significativamente al segretario generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Luigi Luzzatti. In questo volume, Selvatico metteva in campo tutta la sua teoria didattica, proponendo un vero e proprio metodo pedagogico da applicare nelle scuole tecniche. Il confronto quindi si spostava, in parte, dalla didattica del disegno tout court a un'area specifica del sistema di istruzione del regno. Probabilmente era anche un tentativo di rispondere all'assenza di metodi di insegnamento pubblicati da autori italiani. Deve essere stata grande la costernazione delle parti in causa alla lettura dei testi consigliati dal Ministero nel settembre del 1870, tutti di autori stranieri. Pur rifacendosi anche a metodi di origine estera, soprattutto al disegno lineare di Schreiber, per cui aveva scritto due lettere a mo' di prefazione per la traduzione italiana e di cui consigliava l'uso, Selvatico indicava ancora una volta l'origine tutta italiana delle sue teorie, estrapolate dagli scritti dei grandi artisti del passato, Leonardo da Vinci in testa. In un così ampio e articolato orizzonte di riferimenti, il Marchese tuttavia rivendicava fortemente a sé la paternità dell'impianto generale dell'opera e dell'organizzazione dell'insegnamento. Dopo aver aperto il volume con l'ormai classica indicazione dei mali delle industrie e sull'utilità del disegno in ogni disciplina, l'autore espone il suo metodo senza lasciare nulla al caso. Dalle dimensioni e dalle attrezzature delle stanze, dal corretto modo di impugnare la matita, fino ai testi e ai modelli da adottare. Il percorso era strutturato in 10 periodi, ciascuno dedicato a un argomento o ad esercizio specifico, in una linea che abbiamo già imparato a conoscere,
che partiva dall'educazione dell'occhio e della mano fino ad arrivare agli elementi di architettura e al disegno di macchine. Il tutto da distribuire nello spazio dei 7 anni previsti dall'insegnamento tecnico, con lezioni di 2 ore al giorno. Di nuovo, non erano previste le esercitazioni di libera composizione auspicate da Giusti, contro le quali si era pronunciato anche nelle già ricordate lettere pubblicate in apertura dello Schreiber. La seconda parte del manuale era invece dedicata a un nuovo progetto di riforma per le Accademie di Belle Arti, a cui il critico antepone il consueto attacco circa la loro pericolosità nell'ordinamento attuale. Di fronte a una così evidente invasione di campo, la risposta di Giusti non tardò ad arrivare. L'intagliatore, infatti, si preparava a svolgere la mansione di professore anche nell'Istituto Tecnico di Torino, oltre che presso il Museo Industriale, di cui privatamente lamentava la poca utilità. Forte della sua esperienza in materia, prese di petto le argomentazioni del Marchese nell'opuscolo La ornamentazione esaminata come uno dei mezzi essenziali per educare il gusto, pubblicato anch'esso nel 1872. Pur convenendo con Selvatico su alcuni punti, soprattutto sull'inadeguatezza delle accademie nella formazione degli insegnanti, il testo contiene una serie di considerazioni teoriche di notevole portata per comprendere l'approccio alla didattica dell'intagliatore, marcando la distanza dal critico padovano. Innanzitutto, Giusti ribadisce il rifiuto per la geometria e in generale per il disegno lineare come basi del disegno vero e proprio. Per l'intagliatore, infatti, il disegno è tale solo se ha fondamento artistico. La geometria è semplicemente una scienza e come tale va insegnata, senza essere messa alla base di sistemi artistici. Ma l'autore va oltre. Riconoscendo come innata in ciascuno l'attitudine alla bellezza, arriva a sganciare l'educazione del gusto da quella della mano, sostenendo che si può tranquillamente insegnare indipendentemente il disegno d'ornato come principio tecnico dell'arte e l'ornamentazione, intesa come educazione al buon gusto e alla bella forma, sufficiente a coloro che non devono fare del disegno una professione. Il disegno quindi non deve essere insegnato a tutti con lo stesso metodo, ma va calibrato a seconda delle esigenze. In questo modo Giusti definisce come eccessivo il programma proposto da Selvatico, accusandolo di non conoscere la realtà dell'insegnamento, soprattutto delle scuole e degli istituti tecnici, dove gli studenti non possono dedicare al disegno più di 2 o 3 ore alla settimana e non ambiscono certo a diventare artisti. Quel che Giusti sostiene di applicare è un metodo in gran parte empirico, già anticipato nello scritto di 3 anni prima, che dalla copia dei modelli passa subito alla composizione. Qualcosa a metà tra la pratica della bottega e lo studio degli stili, sotto la guida di un insegnante artigiano. Anche se i suoi allievi saranno mediocri disegnatori, e sostiene Giusti, e non lo sono, poiché i loro disegni piacciono agli intenditori, riusciranno comunque a distinguere il bello dal brutto, e quindi potranno essere almeno acquirenti consapevoli. Niente di più lontano dall'idea selvatichiana del disegno come linguaggio universale e come tale da insegnare in un modo univoco, proprio come la grammatica o l'aritmetica. È significativo che il Marchese si affretta a rispondere a Giusti, prima che ad altri critici, come sostiene nella sua risposta ad alcune censure mosse al suo recente libro, eccetera, pubblicate a stretto giro in quello stesso 1872, un anno molto fecondo a quanto pare. Giusti, infatti, ha messo in dubbio la bontà del metodo del Marchese e non la sua semplice applicazione. Al di là delle singole questioni, come l'uso o meno degli strumenti o le ore di lezione vero presunte, la confutazione delle idee di Giusti si muove su 2 fronti. Innanzitutto, tramite la forte riaffermazione che la manualità non possa svilupparsi insieme alle capacità intellettuali, intese come intelligenza della bellezza, mentre per Giusti potevano andare tranquillamente separate, almeno per coloro che non intendono diventare artisti. Così facendo, prosegue Selvatico, Giusti promuove la mediocrità e offre facili giustificazioni ai maestri netti e agli allievi indisciplinati. In secondo luogo, il Marchese usa un'argomentazione più suadente, ma forse ancora più pungente. Per il critico, infatti, gli allievi dell'intagliatore sono buoni disegnatori non perché il metodo dell'insegnante è corretto, ma perché egli è un maestro straordinariamente dotato e quindi coi suoi consigli e col suo esempio, e perché no, con qualche robusto intervento nei disegni degli studenti, raggiunge ottimi risultati. Cito. Valente in una maniera di disegnare che purtroppo adesso non si usa più,
La maniera parca, esattamente rappresentativa, niente affatto calligrafica, di cui valeansi i nostri grandi del Cinquecento, plasticatore di prima forza, intagliatore in legno di cose ornamentali, superiore a molti, secondo a nessuno, compositore fecondo, elegante, svariato, il Giusti è per me il tipo del maestro di disegno e di plastica ornamentale. Selvatico, quindi, conosceva di prima mano i lavori di Giusti e li ludava come perfetti esempi di ciò che lui intendeva come corretto disegno, riconoscendo anche le doti di artigiano e di scrittore. Ma tutte queste innate capacità, sembra sottintendere il critico, squalificano irrimediabilmente i metodi di insegnamento da lui proposti. Mi trovi il Giusti, e cito ancora Selvatico, istruttori simili a lui da porre nelle scuole ornative d'Italia, e allora il mio libro non diventerà un pio desiderio, ed erano parole di Giusti, sì invece un pleonasmo completamente inutile. Ma fino a quel momento, e cito ancora da Selvatico, in tanta imperizia degli insegnanti, in tanta svogliatezza dei discenti, in tanta penuria di buon disegno entro le arti della penisola, non v'è forse bisogno di che consiglia una severità di principi che rimetta a nuovo questo muro di cui le crepe annunciano non lontana la caduta? Riportando in questo modo la questione su termini più generali rispetto al punto di partenza. Il botta risposta sembra chiudersi qui, con le parti che, pur esprimendo reciproca e sincera ammirazione, rimangono sostanzialmente fermi sulle proprie posizioni. Tuttavia, il partito selvatichiano era pronto a prendere le armi, e una veemente presa di posizione di Camillo Boito sulle pagine della nuova antologia, in cui accusava il Giusti e i suoi metodi di spingere gli alunni né più né meno alla follia, sembra chiudere definitivamente la questione. In effetti, da quel momento, le strade dei due sembrano non incrociarsi più, almeno direttamente. Selvatico continuerà a promuovere le proprie idee e in parte a vederle applicate, come risulta dalle circolari ministeriali che sembrano recepire il suo concetto del disegno, concetti che in qualche modo verranno perpetuati dal lavoro critico anche dell'allievo Boito. Giusti, invece, sempre più solo, in una Torino che vive come una specie di esilio, stretto tra gli attacchi dei suoi stessi colleghi e la mancanza di importanti committenti locali, si ripiega su se stesso, cercando come può di rivendicare la bontà del suo magistero e del suo lavoro di artigiano, tramite piccoli opuscoli e sfoghi privati, fiero, per quel che poteva valere, di aver sempre stimato più un modesto lavoro di artefice che le chiacchiere, anche di persone stimate dall'universo, come il marchese Pietro Selvatico, il professor Boito di Milano ed altri. Ho concluso. Bene, grazie a Luca Giacomelli per questa esauriente relazione su un tema estremamente complicato proprio per i vari rami dell'insegnamento, no? Che vengono presi in considerazione, per cui effettivamente per ogni ramo viene elaborato un tipo di schema diverso. Colpisce, devo dire, un po' il ritardo italiano, che probabilmente è ritardo anche della struttura industriale, cioè temi di questo genere, appunto sull'ordinamento sull'insegnamento del disegno elementare per tutte le classi, ma soprattutto anche per appunto l'industria, eccetera, sono temi che vengono proposti sia in ambito tedesco, a quanto so sia in ambito inglese, molto molto, perlomeno una quindicina, ventina d'anni prima. Appunto, come diceva lei, sarebbe interessante anche vedere un po' le influenze reciproche anche nei confronti, per esempio, delle schools of design, che ormai all'età, appunto, alla data del 1870, per esempio, in Inghilterra come tali non esistevano più da 20 anni, perché erano state eliminate un po' dall'orizzonte dopo l'esposizione del 1851. Quindi mi sembra molto interessante, appunto, questa apertura, diciamo, sul problema del disegno ornamentale. Non credo che ci sia spazio per il dibattito ora, forse ci sarà più tardi, e ora c'è una breve pausa chiedo a Guido, di un quarto d'ora, quindi...